Buongiorno a tutti, anche agli ascoltatori di Crystal Radio. Siamo in diretta, mi confermano tutti, sia su Crystal Radio che su Milano All News, perché siamo qui per aspettare IT Alert. Sapete tutti che cos'è? Ve lo chiedo anche al 331-7853-555, il nostro numero di WhatsApp, appunto, di Crystal Radio con cui potete contattarci. Ci potete vedere anche in diretta, lo state facendo già in molti, sulla nostra diretta Twitch, su Milano News, anche su YouTube e, come dicevo, appunto, su crystalradio.it, su Crystal Radio FM 96.2, DAB Plus, applicazione per iOS e Android. Alle 12 arriva il messaggino. Ebbene sì, suoneranno i cellulari di tutti noi, anche quelli in modalità silenziosa, anche quelli nascosti nei cassetti che ci dimentichiamo di avere. Se sono accesi, ahimè, suoneranno. A mezzogiorno arriverà l'allarme, l'allerta per tutti. Sarà un momento importante di prova. Abbiamo sentito anche questa mattina nel nostro Good Morning Milano, appunto, le persone che stanno lavorando, la protezione civile che sta lavorando a questo tema, e appunto poi avremo anche degli ospiti telefonici. Abbiamo qui una scaletta bella pregna di persone che sentiremo e che ci racconteranno la loro esperienza, perché c'è state delle regioni in cui IT Alert è già arrivato, ad esempio, no? Parliamo della Toscana, parliamo del Piemonte, ma nell'Abruzzo anche, e avremo poi un collegamento telefonico appunto con qualcuno che, pensate, casualità, è stato sia in Toscana che in Piemonte il giorno del test di IT Alert. Allora, beh, chi meglio di lei, sto parlando di Daniela Ceriana, appunto, ci potrà raccontare che cosa significa ricevere quel suono strano, un suono che il vostro cellulare non aveva mai emesso prima di quel momento. Insomma, noi, da buona cronaca di Milano News, la seguiamo in diretta. Siamo in diretta, come dicevo, sia su Milano News che su Crystal Radio, e su Crystal Radio sta per partire un pezzo storico, un pezzo, una pietra miliare della musica. Sto parlando di Michael Jackson con Billie Jane. Michael Jackson con Billie Jane, 11:44 minuti qui su Crystal Radio, martedì 19 settembre, il giorno di IT Alert. E per parlarne abbiamo la fortuna di avere al telefono colei che si è fatta ben due IT Alert già, così mi raccontava fuori onda. Giusto, buongiorno Daniela Ceriana. Sì, buongiorno Fabio, buongiorno. Esatto, due IT Alert, uno in Toscana, che è stato, penso, tra le prime giovani che hanno fatto questa prova, e uno in Piemonte qualche giorno fa. Diciamo tutta, uno in Toscana, inaspettato però per te, era giusto? Esatto, io in Toscana non avevo la televisione, io di mio non guardo televisione, quindi non leggo giornali, eccetera, quindi non ero totalmente preparata a questa cosa. E a un certo punto io tengo sempre il telefono silenzioso, a un certo punto mi suona questo telefono con questo allarme e la prima cosa che ho pensato è mi è arrivato un virus, io ci lavoro con il telefono e col computer, ho detto mio Dio, come faccio? E invece no, Quindi invece era allerta. Cosa c'era scritto? Cosa c'era scritto sul messaggio? Te lo sì. C'era ricordi? scritto IT Alert, questo è un test. Adesso non mi ricordo esattamente la scritta, comunque online si trovano tanti Ok, però diciamo screenshot che di questo messaggio. quando poi l'hai letto ti sei Sì, rassicurata, c'era ok. un link, da cliccare per rispondere a un questionario in cui ti chiedono proprio dove eri, cosa stavi facendo, quando siete in casa, se hanno suonato tutti quanti. E soprattutto mi ha colpito molto in quel questionario, ti chiedono anche il tuo stato emotivo, cosa hai provato nel momento in cui hai sentito questo alert? Beh, E interessante secondo me è una questo. cosa molto intelligente, sì. Bella, intelligente. Sì, infatti, non, così intelligente, quasi inaspettata, effettivamente, da dire. Però, Tra poi. l'altro, io prima di cliccare su quel link, io avevo schiacciato OK per far smettere di suonare questo allarme e non ho subito schiacciato il link. Prima di cliccare il link sono andata a cercare su Google. È vera questa cosa oppure no? Perché ci sono tanti messaggi che arrivano spesso di phishing, quindi bisogna fare un po' attenzione a quello che si clicca. Infatti, qui la dice lunga Però un po' sulla effettivamente. diffidenza che ormai abbiamo verso sto strumento che vive con noi, dorme insieme a noi, ma comunque a volte ci fa sempre un po' paura. Invece, quando è successo poche settimane fa in Piemonte, lì invece eri pronta, giusto? Sì, ero pronta anche perché io in questo periodo sono a casa di nonna in Piemonte, loro guardano sempre il telegiornale, la televisione e soprattutto una rete locale. E in questa rete locale si sono occupati molto di questa notizia, sia nei giorni precedenti che nel giorno dell'allarme, cioè del testo di questo Sì, 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 allarme, sì, quindi sì. hanno spiegato tutto bene. Tra l'altro è una televisione in cui si rivolge a tutta la popolazione, a tutta la fascia di popolazione, anche e soprattutto agli anziani, e quindi hanno cercato di spiegare proprio bene come funziona.
di le televisioni che ne dicano. Io anche lo dicevo qualche tempo fa, però le televisioni in realtà sono ancora molto utili, soprattutto la utilità è nelle TV e nelle radio locali, diciamolo, lo dico da esatto, qui da Crystal Radio e da Milano News. Infatti dicevi una cosa prima, lo che dico magari... da persona che ha vissuto in regioni diverse, che ha avuto a che fare con popolazioni diverse, che sembra assurdo, ma ti sposti di 50 km e cambia completamente la mentalità. Sì. Prima hai detto una cosa che magari è passata un po' sotto traccia. Tu sei solita tenere il cellulare in silenzioso. Nonostante questo, il cellulare ha emesso quel starnazzo, quel suono apocalittico che comunque sentiremo a mezzogiorno, giusto? Esatto, sì. Tra l'altro c'è modo di disattivarlo sui telefoni, ci sono tanti tutorial in giro su come, le istruzioni su come disattivarli, e in alcuni casi potrebbe essere utile disattivarlo, che ci sono alcuni casi in cui è meglio che un telefono non venga intercettato da altre persone che allora, vivono nella stessa stanza. Mi fai un assist pazzesco, perché proprio su questo molte associazioni che hanno a che fare con la violenza sulle donne, e soprattutto quando il test era stato fatto in Inghilterra, avevano fatto una grande campagna di prevenzione per dire: se avete dei cellulari, in quei casi si usa ad avere un cellulare nascosto ma sempre carico per le emergenze, appunto per far sì che si possa chiamare un aiuto nel caso la situazione degeneri, magari per l'ennesima volta non si riesce più e finalmente non se un po' più, dicevano appunto di a stare attenti, spegnere a quel punto il cellulare staccando batterie e tutto, in modo da non fare in modo che non suonasse e così che non venissero scoperti. Negli altri casi mi viene da dire invece tenetevi il cellulare con l'IT alert, perché insomma è importante, è fondamentale per la nostra sicurezza, ma proprio sicurezza generale come popolazione. Appunto in quei casi invece giustamente molte associazioni sono mesi che stanno facendo prevenzione perché appunto questi cellulari invece che sono utilizzati, diciamo, con modalità particolari, non vengano scoperti e utilizzati. E questo ti riferivi, immagino, esatto. Giusto? Tra l'altro, permettimi Fabio, ho letto che non è sufficiente che il telefono sia spento, perché è una ricezione che arriva anche se il telefono è spento, quindi in questo caso è proprio, non deve avere la batteria. Bisogna proprio andare nelle impostazioni, oppure andare nelle impostazioni del telefono e disattivarlo. Sì, disattivare proprio il telefono. Oppure anche, io penso banalmente, a cellulari, uno personale, uno per il lavoro, che ha già con due cellulari, potrebbe essere superfluo avere il doppio allarme. In quel caso va bene. Allora senti Daniela, io ti ringrazio tantissimo per averci comunque dato la tua testimonianza e fatto capire quello che noi lombardi capiremo fra poco meno di 10 minuti. Posso aggiungere solo una cosa in ultimo, perché io, avendo vissuto sia in Toscana che qui in Piemonte questa cosa, quindi nei gruppi Facebook locali, ti lascio immaginare che cosa sia venuto fuori. Vorrei precisare anche io che questo messaggio non traccia assolutamente nulla. No. È semplicemente come se fosse una trasmissione radio. Giusto, in brava. Ci viene comunicato. Adesso non so esattamente la tecnologia perché non sono così esperta, però è una roba che si aggancia alle celle di trasmissione. Della... Diciamo che, guarda, ti posso completare dicendo: il messaggio viene mandato, ma non sa chi manda il messaggio, chi lo riceverà. Nel senso che viene mandato, esatto, e chiunque collegato lo riceve, ma non si sa effettivamente poi a chi arriva. Quindi non sanno il tuo nome di telefono, non sanno doveri, non sanno niente. Non c'è il link a cui io ho risposto, il questionario, ho risposto solo la prima volta, perché ho detto la seconda lascio rispondere agli altri, va bene lo stesso. Quel questionario lì in cui chiedono come ci si è sentiti, eccetera, è semplice, è anonimo. Ti chiedono, adesso non mi ricordo se ti chiedono la fascia d'età, perché ho risposto a giusto. Ho risposto a giusto, quindi non ricordo esattamente le domande, però è un questionario totalmente anonimo. E serve solo alla protezione civile per valutare come è andata questo test, insomma, per vedere come ha reagito la popolazione. Chiarissimo. Quindi io consiglio a tutti di rispondere a questo, perché è assolutamente utile per ottimizzare questo servizio. Va bene, grazie mille allora Daniela Ciriana, grazie mille per il suo contributo. Grazie a te, Fabio. Rimanete collegati con noi, perché si sta avvicinando l'ora X, le 12, quando insieme cercheremo di ascoltare e vedere il messaggino. Grazie ancora Daniela Ciriana, ci sentiamo fra poco. Adesso è il momento dei New Genea con Tieni a te. Allora, siamo in questo momento in diretta solo su Milano All News.
Crystal Radio in questo momento ha avuto il notiziario e quindi poi il London Calling dei The Clash, ma noi appunto siamo qui in diretta su Milano News. Perché? Perché fra poco, manca pochissimo, mancano 4 minuti all'arrivo del messaggio, del famoso messaggio. Adesso io metterò anche il mio cellulare in modalità non disturbare, apposta, appunto lo metto in modalità non disturbare e lo metto qua vicino, cioè facciamo vedere, ecco, bravissimo, bravissimo Angelo alla regia. Dovevo mettergli forse una cover per farlo vedere meglio, ma eccoli qua i due cellulari che mettiamo. Uno e due, eccoli qua. Questi sono i due cellulari che vedremo cosa succederà alle 12, se arriverà il messaggio. Sentiremo l'audio molto probabilmente, perché sarà bello, bello alto, e cercheremo di capire appunto come funziona questo IT Alert, insomma una giornata importante per la regione Lombardia dopo quello che è già successo appunto in Piemonte, in Toscana, in Abruzzo e in altre regioni appunto del sud Italia. Ok, scusate, ho sistemato anche il microfono per far sentire l'audio del rumore quando arriverà. Un minuto e siamo di nuovo in diretta anche su Crystal Radio. Nel frattempo ringrazio appunto in regia Angelo che ci sta seguendo in questo momento. Abbiamo Cristina ai social che ci sta anche lei dando una mano per questa diretta, e appunto ringrazio anche Crystal Radio per l'occasione. Ovviamente potete rivedere tutti questi questo su Milano News poi una volta finita la diretta. Attenzione che rientriamo anche su Crystal Radio, prego. London Calling, The Clash, 11:58 minuti. Allora, sembra che manchino 2 minuti. Andiamo in onda anche su Crystal Radio, quindi siamo in onda sia su Crystal Radio che su Milano News. Angelo, la grafica, grazie. E continuiamo appunto con questa trasmissione che, come sapete, appunto si chiama Aspettando IT Alert, perché appunto adesso, fra pochissimo, fra 1 minuto e mezzo, dovrebbero in teoria suonare tutti i cellulari. Chiedo a Cristina dei social se può fare una diretta Instagram, se riesce a fare al volo una diretta Instagram proprio adesso, fra 1 minuto qui dello studio, in modo da far vedere quello che succederà a mezzogiorno in diretta su anche tutti i nostri vari social. È un momento importante, quindi bisogna stare a seguire e vedere appunto se funziona tutto. Chiedo una domanda tecnica, col tuo cellulare si può fare? Sì? Ok, perfetto, scusate, chiedo scusa a chi ci sta ascoltando su Crystal Radio in questo momento. Anzi, chi ci sta ascoltando su Crystal Radio, 331-78-53-555, mandateci i vostri WhatsApp, diteci come sta arrivando questo momento. Mancano 50 secondi in teoria, quindi io direi di andare già sull'inquadratura dei cellulari. Teniamo così, tanto si sente la mia voce, facciamo vedere i cellulari. Angelo, prego, facciamoli, eccoli qui, grazie mille regia. Siamo pronti, in diretta anche su Instagram, prego, 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 puoi venire dentro. Anche qui in studio non c'è problema, nessuno ti vede, ma anche se ti vede, perché no, anzi facciamo, no, non sei su nessuna inquadratura, mi spiace, peccato. E quindi va bene, comunque in diretta qui su Crystal Radio, attendendo l'arrivo del messaggino, mancherebbero 20 secondi allo station clock, vediamo se arriverà in orario o no. Io ho paura di spaventarmi in realtà quando arriva, non so veramente cosa aspettarmi. Anche su Milano News, anche su Instagram in questo momento, ok, anche su Instagram potete seguire la diretta anche lì. Attenzione, non andato avanti, ok, perfetto, grazie Cristina. Mancano, allora, in questo momento sono le 12 sul mio cellulare. I vostri cellulari hanno ricevuto qualche SMS al momento? È arrivato l'IT Alert? Cristina, è arrivato l'IT Alert? No, regia, niente, l'IT Alert da nessuna parte. Vediamo, beh, ci vorrà qualche secondo ovviamente, vediamo se arriverà qui, vediamo quanto siamo svizzeri o no in Lombardia, vediamo come siamo messi. Al momento ancora niente, vedo che i cellulari siano entrambi scuri, entrambi neri. Dovrebbero arrivare anche sui cellulari, anche se state facendo qualsiasi cosa, state facendo, tranne che state facendo una chiamata. Eccolo, è arrivato anche l'altro. Suono mai sentito. Anche dalla regia ho sentito dei suoni, sbaglio? Anche regia è arrivato sul tuo, anche sul cellulare dei social, mentre eravamo in diretta sui social. Allora vediamo questo messaggio che cosa dice. Allora lo prendo così, ve lo facciamo vedere in diretta. Allora, IT Alert, questo è un messaggio di test del sistema dell'allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito italert.it e compila il questionario. C'è anche scritto in inglese, this is a test message from the Italian Public Alert System. Vediamo se lo clicco cosa succede, se clicco il messaggio.
niente, non lo vedo, no. Ah no, ci sono i link che posso cliccare, ok, perfetto, basta così. Questo è il messaggio, ve lo faccio rivedere, Angelo, facciamolo vedere qui sulla camera. Ok, questo è il messaggio e allora direi che adesso possiamo ritornare un po' di musica su Crystal Radio, piccola pausa, ma rimanete con noi perché dopo questa telefonata, dopo questa canzone, un'altra telefonata, altre due telefonate sul tema IT Alert, perché cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. E quindi adesso è tempo di Snapper, He's a Dancer. Sono gli Snap con Rhythm is a Dancer, 12.05, 5 minuti fa è avvenuto il momento X, alle 12 in punto, i nostri cellulari, anche i vostri credo, ditecelo al 331-78-53-555, hanno squillato, anzi suonato in maniera allarmante perché è arrivato IT Alert. E ne parliamo adesso al telefono con Claudio Agostinelli, buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Claudio, allora, tu che hai ricevuto alle 12 in punto il messaggio, il telefono ha fatto uno squillo. Giusto, sì. Di solito è un po' particolare. Ecco, è un'allerta di prova, che questa verrà utilizzata dal lato sensibile in caso delle gravi emergenze. Ok. Una cosa che chiediamo agli ascoltatori è di seguire le indicazioni e se è possibile compilate il questionario, che è molto importante. Ok, lo faremo. Questionario, tra parentesi, complimenti perché ci hanno detto che ci sento anche una domanda sullo stato d'animo che si ha quando si riceve questo tipo di messaggio, quindi c'è anche una certa attenzione anche appunto a cosa significa e all'importanza di utilizzarlo, perché poi insomma adesso sarà da capire quando utilizzarlo, se, sì, poi, perché poi se lo utilizzate... Il messaggio è molto, molto chiaro, infatti. Ricevuto il messaggio è molto chiaro. Sì, chiarissimo, molto chiaro, il suono è abbastanza particolare, ma pensavo peggio, devo dire, dai, non mi ha spaventato, mi immaginavo chissà cosa. Voi lì in Protezione Civile come avete vissuto questo momento? Insomma, oggi è la vostra giornata, dai. Ma è un buon risultato, eh. Un buon risultato che per quanto riguarda la prevenzione in caso delle emergenze ci troviamo con una strumentazione avanzata che possiamo avvertire la popolazione e metterla in allarme. Eh beh sì, infatti quello è il tema più importante. Ricordiamo che appunto voi della Protezione Civile, poi cioè per voi è fondamentale allertare la popolazione in modo anche ad avere una certa collaborazione, poi nel senso è la prevenzione, e infatti il preavviso prima delle emergenze, non arrivare dopo. Infatti. Bene, allora io Claudio ti ringrazio, dai, grazie mille davvero per il tuo contributo, grazie, questa mattina ci hai spiegato benissimo come funzionava, anche adesso ci hai rassicurato appunto sul il da farsi dopo questo messaggio. Ricordiamo, anzi, compilate il questionario, giusto, ripetiamo. Sì, quello è ci serve anche a noi come riscontro per quanto riguarda questo nuovo tipo di segnalazione alla popolazione. Perfetto. Saluto a tutti gli ascoltatori, vi auguro una buona giornata. Anche a te, buon lavoro. Qua a Milano, quindi tutto bene. Ottimo, grazie mille ancora Claudio Agostinelli della Protezione Civile, grazie mille. Ciao Claudio. Grazie a voi, salve. C'est la vie, Achille Lauro, alle 12.10 minuti su Crystal Radio 96.2 FM, DAB Plus, applicazione per iOS Android, sito internet, oppure se volete vedere il mio bel faccione su milanonews.it, Twitch, YouTube, e poi potete anche rivederci e riascoltarci ovunque voi siate. Ma al telefono abbiamo il padrone delle mattinate italiane, tanto dura poco, quindi potete ascoltare sia lui che poi me dopo, quindi non c'è problema. Sto parlando del caffettino podcast, ma soprattutto sto parlando di Mario Moroni. Buongiorno. Ciao, Mario. Sì. Buongiorno Mario, benvenuto, grazie di aver accettato l'invito. Non so perché, non chiedermi per quale motivo, ma quando ho dovuto mettere giù l'idea di questa trasmissione a parlare di T-Alert e la gente mi diceva ma il messaggino, vedi dove sei, ti dicono che sono tu del grande fratello, sanno ovunque, ho pensato a te, ho detto io ho bisogno di Mario Moroni che tranquillizzi la popolazione. Ho sbagliato? Ma sì, no, hai fatto bene, anche perché comunque è un esperimento che andare avanti da diversi mesi. Il 2023 era, diciamo, in agenda quella di fare questo test in conclusione per la fine dell'anno, cioè quindi entrerà in vigore questo sistema nel 2024 ed ogni mese o ad ogni trimestre alcune regioni fanno dei test. Oggi alle ore 12 è toccato la Lombardia, la Basilicata e al Molise,
e praticamente diciamo che il ministero attraverso un software sta testando, invia dei messaggi di test a tutti i cittadini che sono residenti, per cui chiaramente se siete diciamo in un'altra regione oppure non avete residenza in questi momenti, avete la possibilità di non ricevere o meno il messaggio. È interessante perché in realtà non c'entra nulla la privacy, perché chiaramente il numero di telefono è quello che abbiamo lasciato come contatto e che banalmente anche il ministero e tutto quello che è il nostro organo istituzionale. E poi in realtà è un messaggio digitale, diciamo così, cioè non è un messaggio, una mail oppure un sms, cioè è un messaggio, un'allerta. Pensate che negli Stati Uniti c'è già da diversi anni questo sistema, magari qualcuno di voi l'ha già provato, visto attraverso, non so, magari girare in alcuni paesi dove spesso ci sono i tifoni, dove ci sono i tornado. Ma Mario, io l'ho sperimentato quest'estate in Giappone. Mi è arrivato il JP Alert, non so come si chiamava, dove però diceva appunto perché stava arrivando il tifone numero 7, sì. Esatto, quindi è diciamo qualche cosa che in tanti paesi è già diciamo comune, un po' perché le reti sono di diversa generazione e quindi in Italia ancora non si poteva fare, ora ci siamo adeguando a una pratica corretta, giusta, anche della comunità europea, che prevede una serie di passaggi tra cui questo. Tenete conto chiaramente che i cambiamenti climatici, purtroppo lo vediamo tutti i giorni, sono nell'ordine delle cose, ogni anno chiaramente in alcuni casi peggiorano, e per cui è un buon utilizzo di questo sistema. Mario, tu che sei un po' più tecnico su queste cose, ma poi questo sistema può essere anche scalato, cioè mi viene in mente, esonda il Seveso, posso fare in modo che solo le persone interessate intorno al Seveso ricevino questo messaggio o devo per forza mandarlo a tutta la Lombardia? Come funzionerà poi? Allora, attualmente non ci sono i dettagli, okay, però sembra essere in realtà legato alla regione. Alla regione, ok, perfetto. Perché ci sono chiaramente dei controlli anche sui movimenti, non siamo tracciati, per cui non possiamo dire Fabio in questo momento è diciamo in provincia di Milano o in provincia di Monte Brianza, ma ti arriva solamente perché tu sei residente, chiaramente diciamo, questa tecnologia non c'entra nulla con la privacy, quindi tranquillizziamo. Sì. Diciamo, io stamattina per fare... Mario, mi sono fatto genere, stamattina ho detto diciamo che chi manda il messaggio lo manda ma non sa chi lo riceve, in un certo senso sa che lo manda ma non sa bene chi poi riceverà effettivamente il messaggio, non sa il nome e cognome, diciamo giusto? È falso che IP alert tracci il nostro telefono, okay. È falso che registri dove siamo e cosa stiamo facendo, ed è falso che sia un pericolo per la privacy. È vero che il servizio è unidirezionale e che invia un messaggio di allarme ma non raccoglie i dati né informazioni di alcun tipo sui destinatari, quindi tendenzialmente non sappiamo nulla. C'è un bel account da seguire secondo me su X, l'ex diciamo Twitter, del Dipartimento della Protezione Civile, DPCGOV. Potete seguirlo, vi dà anche tutta una serie di falsi miti su questo sistema, che ripeto, secondo me è anche un po' interessante da andare a capire come funziona, no? E quali sono anche i passaggi più utili per capire che questi sono, diciamo, tecnicamente cell broadcast, quindi in realtà non ci serve avere internet, non ci serve avere coperture particolari, basta che il cellulare sia a disposizione. Che vuol dire, Fabio? Noi sappiamo benissimo che il cellulare è a disposizione anche quando è spento, che le cellule rimangono attive, quindi è un dispositivo secondo me molto molto interessante. Ebbene, insomma, adesso poi vedremo cosa dirà la Protezione Civile del test di oggi, che vedremo poi i risultati anche che vanno avuto, no? Sì, perché chiaramente cioè, questi messaggi si possono ricevere quando siamo all'interno di un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, no? Quindi in realtà danno un'informazione sull'area in cui siamo. I test nelle altre regioni stanno andando molto bene, in alcuni casi alcuni utenti hanno registrato il fatto di non averlo ricevuto oppure di averlo ricevuto doppio, ed è proprio lo scopo di questi mesi di test, cioè lo facciamo, proviamo tutto, capiamo tutto e dopodiché lo mettiamo a regime pronti per il 2024. Chiarissimo. Mario, come fare a non ringraziarti? Dacci dai, a questo punto piccolo spazio pubblicità, ricordaci come fare a sentire la tua ottima voce che spiega perfettamente tantissime cose tutti i giorni.
Grazie Fabio, io sono un podcaster, il podcast si chiama Il Caffettino, lo trovate su Spotify, su Apple Podcast, ovunque voi vogliate, parla tutti i giorni, 7 su 7, 365 giornate l'anno di innovazione, anche in questo caso chiaramente la puntata di oggi, Fabio, indovina su che cos'era? Ma forse su IT Alert? Su IT Alert, esatto, per cui potete seguirmi tutti i giorni, dando follow al podcast e potremmi seguire quando volete. Chiaramente potete anche scrivermi sui social, LinkedIn e Instagram in particolare, per darmi feedback o consigli. E attenzione che quando dice 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, è vero, cioè non è uno spot tanto per dire, sai, ma sì, ci siamo sempre, come io quando vi dico tutti i giorni dal lunedì al venerdì, però no, no, lui c'è sempre davvero, lui c'è sempre davvero. Anche a Natale. Anche a Natale. Anche a Ferragosto. A Ferragosto, quest'estate ho visto a Ferragosto, t'ho testato, e c'eri a Ferragosto, sì, è vero, è vero. Sempre presenti, sempre sul pezzo. Perfetto, grazie mille Mario, allora buona giornata. Grazie a voi, grazie Fabio, buona giornata a voi, ciao. Grazie mille Mario Moroni. E noi, allora a questo punto noi ci salutiamo, grazie per averci ascoltato anche questo speciale Good Morning Milano, vi rilascio appunto alle nostre trasmissioni solite su Crystal Radio e su Milano News invece potete seguire tutto quello che viene prodotto tutti i giorni appunto, come sempre. Grazie mille davvero, buona giornata a tutti, vi lascio in compagnia, beh niente proprio di meno che degli Heart, Wind and Fire con Boogie Wonderland. Buona giornata a tutti e a questo punto anche Dancing.